Ciao a tutti ragazzi, sono Logitech e bentornati nel mio canale e bentornati con l'ennesimo video di Pokémon Unboxing. Abbiamo oggi un nuovo pacco di Pokémon Sole e Luna che andiamo a unboxare subito. Allora, qui ho già preparato il taglio per sbustare la scatola, così non perdiamo troppo tempo. Ecco qua. Perfetto, allora. Apriamola e andiamo a estrarre subito le 36 bustine. Questa la mettiamo, lasciamo qui, che fa un po' di, eccola, un po' di sfondo così. Allora, vediamo di trovare un bel po' di carte rare. Mi mancano per completare il set, me ne mancano una quindicina, e sono tutte le rare segrete e qualche GX. E niente, dai, direi che possiamo iniziare. Cerchiamo di fare un video abbastanza rapido, non voglio fare troppo lungo, altrimenti vi stancate. Così non sono obbligato a dover fare per forza dividerlo in due parti, vediamo. Vediamo come riesce. Certo che se inizio a perdere tempo, così, allora. Questa volta ho deciso di dare in premio, in regalo, a random, mentre registro il video, dei codici delle bustine. Quindi state attenti, seguite tutto il video perché ogni tanto ve ne faccio vedere uno. Non inizio adesso, ma dopo. Allora, qui il trick cos'era? Era 4 o 3? 1, 2. Porca miseria, perché forse era 4 e 2. Se non è così, è 3 e 2. Perché tra evoluzioni, generazioni, sole e luna non sono tutti uguali i trick. Allora, abbiamo Surskit, Ringoil, Popplio, Growlithe, Grubbin, un'energia buio, Chargeback, speriamo di aver fatto giusto, Ertier, Stini, qua dovrebbe esserci la foil, sì, perfetto, giusto. Torkoal foil e... Oh sì, abbiamo già beccato una rara. Vediamo che cos'è. Gumshoes X! Rara segreta, questa mi manca. Questa mi manca. Perfetto. Allora, aspetta un attimo, ho dimenticato le bustine protettive, le prendo subito. Partiti benissimo, subito con una bella bella rara, con le mie mitiche buste, Gumshoes GX, bello, dopo ve le faccio vedere più in dettaglio. E mettiamo via anche questa foil, e fuori dalle balle queste. Ok, prossimo, dai. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Speriamo. Ok. Una, due, tre, quattro e due sotto. Allora. Meodia Alola, Growlithe, Roggenrola, Cosmog, Litten, Energia Acqua, Undartrix. Una Pokéball, Granbull, oh, Pokédex Rotom Foil, e sotto abbiamo un Lantern, raro normale, non ce ne frega niente. Mettiamola subito in bustina. Beh, andiamo avanti. Questo si è rotto. Allora, lo so che voi aspettate i codici. Tranquilli che ve li tiro fuori. Allora, Firo, Litten, dai, fammi trovare qualche bella carta. Passina, Reputa, Miraculio, Lilia, Foil, e sotto abbiamo Golduck, quindi niente di che.
Niente di che. Niente di che. Avanti col prossimo. E anche questo si apre così. E vabbè. Le butto un po' più in là perché sennò mi rompono le scatole. Allora, Eevee, Crawler qua, Marinini, Diglett Alola, Jupiter, Un'energia, Raticate, Wishiwashi, How, la foil è un Pelipper e sotto abbiamo Decidueye, però è raro normale. Ecco, questo ad esempio Decidueye è uno che mi manca, la versione GX. Avanti. Purtroppo oggi non ho una buona illuminazione, ho cambiato luogo di spacchettamento. Ta-da! Il primo codice che vi lascio. Poi ditemi nei commenti cosa trovate, se l'avete usato, se è funzionato, eh? Fatemi sapere. Jupiter, Bounsweet, magari lo metto, aspetta, lo metto qui così. No. Energia Lotta, Lilia, Boldore, Megaball, Hypno, e sotto abbiamo Bella, cos'è? Umbreon! GX! Mi mancava. Allora, non male. Purtroppo penso che di rare segrete non ne troveremo più perché abbiamo trovato un Gumshoes, quindi non credo che ne mettano due in un box. Però non si sa mai, dai. Andiamo avanti. Ah, si è rotto. Allora, 1, 2, 3, 4 e 2. Dai cazzo, dammi qualche bella GX che mi manca. Morelul, Skarmory, Poliwag, Semigast, Energia Psico, Crocoroc, Pelipper, condivisore di esperienza, un Dratini foil e un Zarina mi mancava, è una delle poche rare olografiche normali, diciamo, che mi mancava. Ok, mettiamola pure qui assieme alle altre rare. Qui metto solo le foil e qui metto tutte le rare. Dai, apriti. Le mani un po' troppo lisce e non riesco a togliere bene le carte. Uno, Cosmo, Fomantis, Grimer, Dialola, un'altra energia acqua, una Pokéball, un Grumble, Metapod, repellente foil e sotto cosa abbiamo? Un Parasect raro normale che non ci interessa. Andiamo avanti. Ah, scusate se parlo anche poco oggi e a bassa voce, ma ho un po' male di gola. 4 e 2, no. Allora, Snubbull, Rattata di Alola, Sandy, Pikipek, Spiro, Energia d'Erba, Pyukumuku, Malasaramazzi, Brion, Meo di Alola, Foil, Incineroar, questo è anche una di quelle che mi manca, GX, rara, quel cazzo che è. Non saltano fuori, porca miseria, né Decidueye né Incineroar. Prima lì l'hanno trovato, è uno dei primi che ho trovato.
però quei due là non vogliono sapere di uscire. E sì che, madonna, non sono rarissimi, eh. Guarda che elimino queste buste qua, le butto per terra, poi le sistemo dopo. 4 e 2. Allora, Cutiefly, Cincio, Morellur, Skarmory, Caterpie, Energia Elettro, Wishiwashi, Howl, Darktrix, Cosmoen, Foil, e sotto abbiamo un Crabominable, raro normale. Eliminiamole e andiamo avanti alla ricerca degli starter, delle ultime evoluzioni degli starter, dai. Speriamo. Madonna, quanto odio queste bustine, le hanno fatte strettissime queste bustine. 4 e 2. Grabbin, Spiro, Grimer da Lola, Rowlet, Androusi, Energia Erba, Araquen, porca miseria, non riesco a sfogliare le carte. Kukui, Golbat, Mareni e Toxapex. Ah, abbiamo trovato la linea evolutiva. E tra l'altro Toxapex olografico mi mancava. Quindi, buono. Buono, buono, buono. Andiamo avanti. Adesso non so se siamo già quasi ai 12 minuti di video, quindi, e non ho ancora finito la prima stack, mi sa che mi toccherà dividerlo in due parti, perché caricare video di 40 minuti la mia linea non ce la fa, e quindi mi tocca spezzettarli per forza. Allora, Sandygast, Eevee, Crabrawler, Diglett di Alola, Marini, Energia Psichico, una Ultra Ball, ci vorrebbe la Ultra Ball, quella segreta, Corsola, Energia Incolore Doppia, Brion e Toucannon, raro normale che non ci interessa. Andiamo avanti. Madonna, quante carte doppie. Farò un mega lotto da vendere qua. Che cazzo booster non siamo. Best booster ever. Eccolo qua. Codice. Allora, abbiamo Carvana, Pikitek, Sendai, Snubbull, Firo, Energia Buio, Stini, Poliwhirl, Minor Ball. È già da un po' di bustine che non trovo chissà che, Butterfree. Ok. Proseguiamo con la nostra ricerca delle carte rare. Fuori dalla valle. Spiro, Fomantis, Morellul, Skarmory, Poliwag, che brutto, Energia Folletto, Pinsir, una Timer Ball, un Pelipper, un Grimer, e sotto abbiamo Orangoru, non male, olografico. Mettiamone via Orangoru. Questa si è rotta, allora, mettiamo così alla vecchia maniera classica. 4 e 2.
Dai, dammi qualcosa di bello. Dai, 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 dai. Makuhita, Cinchou, Togedemaru, Energia Lotta, Veneno Lacuna, Charger Bug, Herrier, ditemelo. Cinchou. E sotto Cosmo, niente di che. Niente di che, niente di che. Quanto abbiamo? 1, 2, 3 e 4 ancora. Ancora 4. Che questo si apre male. Allora, Makuhita. Oh, non riesco più a trovare un tubo, eh. Ratata Sandai, Primarina, Professor Kukui, Golbat. Dai, cazzarola, dammi una qualche carta che mi manca, rana. Pikipek, Rowlet e basta. Ah, ho sbagliato il trick. La rara era Primarina. Infatti mi sembrava strano, ho detto che cazzo ci fa qua. Guardate, adesso ve lo faccio vedere anche vicino perché è tagliata male. Guardate. A parte che queste carte escono spesso difettate. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo un esempio di Primarina non squadrata. Allora, guardate, guardate qua sotto quanto è corto rispetto a una carta squadrata bene. Sopra è più largo. Ai lati è giusta, però sopra la linea è altissima e sotto è cortissima. Dietro anche, si può notare anche dietro il taglio, guardate la differenza. Guardate, un millimetro buono. Purtroppo queste carte qui, adesso si mette a fuoco, sì. Queste carte qui, molti si sono lamentati della qualità, che è un po' scadente rispetto ai set precedenti. E niente, vediamo un po', fra poco esce la nuova espansione Sole e Luna. Speriamo che le carte siano di una fattura migliore. Staffle, Popplio, Zubat, Shellder, Yongoose, Energia Fuoco, anche questa guardate, tagliata male. Non lo so se hanno un plus valore, sinceramente. A me non mi ispirano molto. Bruxish. Preferisco avere carte tagliate bene, ben quadrate. Vabbè, andiamo avanti. Se fosse proprio un errore di stampa assurdo, tipo una mancanza di colore o qualche errore veramente importante, magari una carta totalmente tagliata malissimo a metà o stampata a metà, allora quella può essere una rarità interessante, ma altrimenti per queste piccolezze qua sinceramente no, non mi interessa. Drowsy, Cutiefly, Energia, Poliwhirl, Minotaur, Araquanid, Arcanine, e quindi vabbè, e là fuori ho invertito le due. Arcanine mi sembra che mi manca olografica, non sono sicuro, non lo ricordo. Comunque, abbiamo finito la prima stack di 18 buste praticamente e facciamo un rapido riepilogo. Siamo qui, arrivo anche a 20 minuti e niente, dai, taglierò il video, lo faccio in due parti. Allora, 4 e 2, mamma mia, se questa è la più rara ed è tagliata così male, guardate, mi incazzo. Adesso mi incazzo. Lillipup, Dratini, Wingull, Energia, Metapod, Lilia, Boldore, Wingull. Ok, è un Staudland di merda, meno male, no? Ora è un bottino magro comunque, eh? Allora,
le foglie non ve le sto a far vedere, che tanto non mi interessano. Cioè, in 18, le prime 18 buste abbiamo trovato Gumshoes GX, rara segreta, e uno Umbreon GX. E abbiamo trovato 4 olografiche: Arcanine, Orangoro, Toxapex e Zarina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 su 18, 1 su 3. Non è proprio il massimo, diciamo, eh. Probabilmente nell'altra stack ci saranno più carte rare. Lo spero. Facciamo. Vabbè, le divido così. Eccola, perfetto. Buono, io mi preparo con queste e taglierò il video e ci riprendiamo da qui. Quindi, a tra poco.